sono Mila e il mio animaletto magico Morphle può trasformarsi in qualunque cosa io voglia! Mila e Morphle, che ne pensate del nostro nuovo parco dei dinosauri? Parco dei dinosauri? Sì! Il professor Rashid e io abbiamo pensato di trasportare i dinosauri nella nostra epoca, perché siamo certi che i dinosauri piacciono a tutti. Ho ragione, vero, piccolino? È vero, ha ragione, ma non sono un po' pericolosi? No, tranquilla, questi sono inoffensivi, non mangiano certo le persone. Non c'è problema! Comunque, questo T-Rex effettivamente... Lui non sembra così inoffensivo! Non preoccupatevi, si trova all'interno della gabbia più sicura al mondo, ma non bisogna mai toccare questa leva, perché serve ad aprirla. Guardate! Cosa? La leva è rimasta bloccata! Scappate, mettetevi al riparo! Coraggio, Morphle! Trasformati anche tu in un T-Rex in fretta! Spedito nel passato! Mila, altri due dinosauri sono riusciti a fuggire in città. Se li riportate qui, posso rimandare anche loro indietro nella loro epoca. D'accordo. Su, avanti, Morphle. Ho bisogno che ti trasformi in un elicottero. Fermati, per favore! Non è un albero da mangiare! Ho l'impressione che abbia molta fame. Magari potremmo provare ad attirarlo con uno spuntino. Trasformati in un robot! Ora prendi quell'albero! Fiu! Ne rimane soltanto uno. Credo che stia succedendo qualcosa di strano fuori dal parco. Togliti di mezzo, amico. È molto forte, ma non tanto forte quanto te, Morphle. Trasformati in un bulldozer! Ehi, tu! Adesso puoi raccoglierlo, Morphle! Vi ringrazio, Mila e Morphle. Senza di voi sarebbe stato un pochino più difficile. Lavoro magnifico, davvero! Ma ora cosa facciamo col parco? Ho un'atmosfera piuttosto noiosa senza i dinosauri. Allora, che ne pensa dell'idea di organizzare un picnic? Sì, un picnic! Insieme ai dinosauri! E infatti oggi passeremo la giornata al mare. Animaletti, occupatevi del negozio mentre non ci siamo. A più tardi, ragazzi! Finalmente! Possiamo procedere, Jorn!
L'hai assaggiato, Stein? È davvero buono. Salve! Buongiorno, signora! Questo caldo la sta tormentando? Sì, è terribile! È gentile da parte sua chiedere! Colpisci la Yorn! Va meglio, vero, signora? L'ultimo che arriva in acqua è un cetriolino! Come fa a essere ghiacciato il mare? Non c'è bisogno di ringraziarci! È tutto per voi! Non preoccuparti, papà! Corriamo subito a fermarli! Trasformati in un leone grande e grosso, Morphol! Finalmente adesso possiamo concludere l'opera! Oh no! Morphol! Non aver paura, Morphol! Ti tirerò fuori dal ghiaccio! Dunque, hanno congelato anche Morphol, eh? Già, è una fortuna che il sole sia cocente oggi. E adesso troviamo il modo di scongelarlo. Evviva! Cosa ne dici di trasformarti in un monster truck? Però con dei chiodi sulle ruote. In questo modo non potremo scivolare sul ghiaccio. Vediamo come se la cavano ora. Un bel gelato, bambini. Io ora devo andare, ho una cosa da fare, Morphol. Ma si tratta di un segreto, quindi tu non verrai con me. Ma Morphol vuole venire. No, Morphol, non posso portarti con me. A più tardi, Morphol. Ma Mila, Mila! Come va, Morphol? Papà, forse sa dov'è Mila? No, mi dispiace, Morphol. Mi
qualcosa? No, Mila non è qui, mi spiace. Mila qui allo zoo! No, Morpho, non è venuta oggi. Mila non qui. No, Morpho. Dove Mila? Morpho sta piangendo? Non si piange nella mia città. Coraggio, Morpho. Scommetto che Mila ti sta aspettando a casa. Non arrenderti così, Morpho. Non hai ancora controllato il giardino sul retro. Sorpresa! Mila! Buon compleanno, Morpho! Su, dai, presto, apri il tuo regalo! La giustizia non dorme mai, ma tu sì, dalle 9 di sera alle 7 di mattina. È ora di combattere il crimine, subito dopo aver lavato i denti. Mila! Morpho! Vi ho fatto un po' di limonata! Limonata! Ups! Oh, accidenti! Sistemerò dopo. Sono troppo impaziente di finire questo libro. Su, basta. Forse dovreste trovare qualcos'altro da fare. Già! D'accordo. Io sono il professor Cattiveria. Mister Azione è venuto a fermarti, professore! Ma Morpho fa Mister Azione? Va bene. Io ho inventato una macchina che farà addormentare tutta la città per sempre. Oh no! Mister Azione, ti ferma! Che libro entusiasmante! Sarà meglio metterlo via. Ok. Dov'ero rimasto? Non potrai mai fermarmi, Mister Azione! Con l'aiuto di... Dov'è finito il baule dei giochi? Mister Azione! Perché hai nascosto il baule dei giochi? Ma Morpho non ha preso baule! Mila ha rotto mio alberello! Non sono stata io a rompere la tua inutile costruzione! Costruzione non inutile! Sai cosa ti dico? Adesso me ne vado a giocare da sola, senza di te! No! Morpho gioca senza Mila! Morpho gioca senza Mila! Ma senza Mila non diverto! Non ho idea di cosa posso disegnare.
Morful avrebbe pensato a qualcosa. È stato proprio un gran bel libro. Morful, ti dispiaciuta. Non avrei mai dovuto arrabbiarmi così tanto con te. Di sicuro non hai rovinato apposta il mio disegno. Eh? Oh, non è stato Morful. Sono stato io, mi dispiace. Cosa? Oh, per caso hai anche distrutto la torre di costruzioni di Morful? Sì. E hai messo via il baule dei giochi? Già. Hai distrutto mio alberello! Oh, è probabile. Mila e Morful ritornati amici? Ma certo! Scusate se ho combinato guai senza accorgermene. Non avevo intenzione di farvi litigare. Vi va di essere ancora miei amici? Ma certo, papà! Oh. Sì! Oh. Sono il supereroe più forte del mondo. Infatti posso sollevare quest'auto senza problemi. Morful, proviamoci anche noi. Io ho moltissimi poteri e guardate, so volare. Sì! Aiuto! Ma chi voleva soltanto giocare? Stia tranquilla, non morde! Voglio che lo porti subito lontano da me! Vada immediatamente via col suo cane, signore! Che esagerazione! Siete stati meravigliosi, supereroi! Chi devo ringraziare per l'aiuto? Come vi chiamate? Io non sono... le diremo i nostri nomi, perché siamo i supereroi mascherati e vogliamo che le nostre identità restino segrete! Restituite i trofei, furfanti! Sono i primi trofei della nostra vita, non ve li ridaremo! Sì! Adesso sono ufficialmente il ballerino di danza classica più bravo della città! D'accordo, va bene! Potete riprendervi i vostri trofei! No, no! Tenete pure quello che ha in mano! Vediamo, dice... i più bravi a farsi catturare! Siamo campioni di qualcosa, finalmente! Sì. Eccoci qui in diretta con le persone che hanno salvato i trofei della città dai banditi! Abbiamo una sola domanda da farvi! Chi siete voi? Non possiamo dirvi i nostri nomi, perché noi siamo i supereroi mascherati e le nostre identità restano... Io sono Troy! Io sono April! Morful! Costruttore Lawrence e il meccanico Joe stanno demolendo la città! Ma per quale ragione lo fanno? Oh? Oh. Non si demolisce nella mia città! Colpiscilo col raggio ipnotico, Yorl! Forza, ora seguici! Sì, signore. Morful, trasformati subito in un robot gigantesco! Devi impedire che Lawrence e Joe continuino a demolire la città, Morful!
No, Morphle! Aiutaci anche tu a demolire! Ok, gentili signori banditi! Oh no! Morphle è diventato malvagio! È incredibile! Grazie a questo raggio ipnotico, in città tutti saranno costretti a fare quello che noi gli ordiniamo! Oh no! Papà, dobbiamo inseguire subito quei banditi! Hanno ipnotizzato Morphle! Ma come potremo fermarli se Morphle non fa più quello che gli dici? Ah. Ok, direi proprio che ci siamo, Yorn. Sono certo che funzionerà, Stein. Mammina! Ci sono due persone qui fuori che vorrebbero dirti qualcosa. Spero che sia qualcosa di importante, figlioli. Non ho tempo da perdere con le vostre sciocchezze. Quella banca non si rapinerà certo da sola. Su, diglielo! I suoi figli sono i banditi più cattivi e in gamba che io abbia mai dovuto affrontare nella mia città. Loro sono due cattivoni davvero cattivissimi. Ma di che cosa state parlando? I miei figli non sono mai riusciti a fare i cattivi e ora hanno anche portato la polizia a casa mia. Accidenti, siete dei buoni a nulla, più buoni a nulla del solito. Ma... Oh... Mamma! Dici almeno per una volta che siamo dei bravi cattivi! Sì, dici che sei orgogliosa di noi! Ora basta, banditi! Vorresti sfidarci? Ma sei solo una bambina indifesa senza il tuo piccolo amico rosso! Coraggio, amici! Acciuffateli! Cosa? Cosa? Perché queste persone fanno quello che gli dici? Li hai ipnotizzati tutti, vero? Nessuno dovrebbe fare qualcosa perché lo avete costretto. Dovrebbe farla solo perché è d'accordo con quello che gli dite. E ora, per aver demolito la città, voi due ve ne andrete per un bel po' in prigione. I miei figli stanno per andare in prigione. Sì, mamma. Veniamo sempre arrestati alla fine, tutte le volte. Oh, figlioli, vuol dire che siete davvero due cattivoni e andate in prigione. Sono molto orgogliosa di voi, ragazzi. L'hai sentita anche tu, Stein? Sì, e sono emozionato. Come sono felice. Ogni cosa in città è di nuovo al suo posto. Coraggio, ragazzi, è l'ora di andare a dormire. Ma no, papà, noi non vogliamo andare a dormire. E poi ricorda, bisogna fare qualcosa solo se sei d'accordo con chi lo dice. Questo è vero, ma i bimbi piccoli fanno quello che dice il loro papà. Quello che dice il loro papà. E la loro mamma, e la loro maestra di scuola, e anche la polizia, e i loro nonni e le loro nonne. E vediamo anche... Ciao, 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 papà! Tornati! Ciao, Mila e... Ciao, Morphle! Come ti sei conciato? Che cosa hai combinato? Abbiamo incontrato una signora che ci ha chiesto di aiutarla a trovare il cappello che aveva perso. Ho perso il mio bel cappello! Potresti aiutarmi a ritrovarlo? Morphle si è trasformato in un cane da caccia e ha cercato il cappello dappertutto. Morphle ha trovato il cappello! Sì! La signora è stata davvero felice che Morphle l'avesse ritrovato. E poi è arrivato il meccanico Joe. Morphle, tu mi devi aiutare! Il mio camion da rimorchio si è rotto! Morphle trasformato in elefante! E poi in un triceratopo! E poi in un robot! Thank you.
Ti ringrazio, Morphol! Non sarebbe stato meglio trainarlo? Già. Ma poi il costruttore Lawrence! Poi anche il costruttore Lawrence ci ha chiesto di aiutarlo. Ho lasciato il mio trapano sul tetto di quell'edificio. Morphol, prende! Oh! C'era molto fango nel cantiere, papà! Ti ringrazio, Morphol! Sei stato bravissimo, Morphol! Ma adesso devi assolutamente fare un bel bagno! Morphol non vuole fare bagno! Oh. Morphol, non scappare! Oh? Mm. Su, dai, coraggio, Morphol! È bello fare il bagno! Morphol non piace bagno! Mm. Oh, oh! Oh! Ti prendo! Oh! Dove sarà andato? L'importante è che Morphol stia facendo il bagno. A Morphol piace il bagno! Cosa? Adesso ti piace? Oh. Venite a vedere! Ho inventato un siero della gioventù che voglio sperimentare ora sul mio assistente. Com'è carino! Che invenzione incredibile! Che dolce! Oh. Morphol, è caduta una goccia di siero su Mila! Oh, accidempolina, io non so come ci si prende cura di un bambino. Oh, che disastro! Morphol, devi portarla subito da suo padre mentre crea un antidoto. Oh, santo cielo! Morphol? Mila!
Mila! Come avete chiesto, ho costruito un'orda di robot. Perfetto! Sono felice che ne abbiate ordinati così tanti, ma perché cosa ne avete bisogno, se posso chiedere? Niente di speciale, professore. E per favore, continui a costruirne altri per noi! Ah! Mila! Devi ridarmi subito la mia macchinina! La tua macchinina? Ma io non ho la tua macchinina, Troy! Certo che ce l'hai tu! Ti ho visto prenderla prima! Se non me la ridai immediatamente, corro a casa tua a dirlo a tuo padre! Mila non ha tua macchinina! Va bene, io vado, mi dispiace! Troy, aspetta! Oh, eccoti qua, Mila! Poco fa stavo andando ad una riunione importante quando tu mi hai lanciato nel fango! Io non farei mai una cosa del genere! Devo andare a casa a cambiarmi ora, ma non illuderti di cavartela così, signorinella! Non ti sembra un po' strano, Morphol? Dobbiamo scoprire che cosa sta succedendo. Vorrei che ti trasformassi in un elicottero. Morphol, guarda! Oh, Mila, combina guai! Morphol, quella non sono io! Io sono qui con te! Quello è sicuramente un robot! Dobbiamo seguirlo, Morphol! Forse ci serve una calamita! Adesso portiamolo alla prigione! Il poliziotto Freeze saprà occuparsene meglio di noi! Poliziotto Freeze! Abbiamo catturato un robot che combinava guai in giro! E immagino sia uguale a questo! Oh! Cosa? Ma quanti robot ci sono? Professore, ci servono altri robot! Sto facendo il più in fretta possibile! Sono sicura che i robot siano andati da questa parte! Sì, sono tante Mila! Forza, adesso vai a prenderci dei gelati. Ok. Dobbiamo prendere quel telecomando, Morphol. Mi è appena venuta un'idea. Vieni con me.
guardate, c'è Morphle. Morphle? Morphle, Morphle. Prendetelo! E tu dove stai andando, robottino? Ma cosa? Oh. Coraggio, robot! Acciuffate i banditi! No! No! Come al solito c'eravate voi due dietro, Staremo un po' stretti qui, non è vero, Stein? Levatevi dai piedi, robot! No! Prendetemi! Prendetemi! Poveri noi! Eccole, ragazzi! Le montagne russe più incredibili del mondo! C'è un giro della morte, curve strette e una risalita altissima! L'unico problema è che... Bisogna essere alti fin qui per salirci! Ta-da! Forse io conosco un certo scienziato che potrebbe risolvere il problema! Questo siero ti farà diventare adulta! Ma sei proprio sicura di essere pronta per questo, Mila? Assolutamente sì! Beh, allora, procediamo! Oh, Mila ora grande! Mila, sei proprio tu? Oh no, sono la zia di Mila! Wow, vi assomigliate parecchio! Comunque, sei grande abbastanza, potete andare! Sì! È stato bello! È stato meraviglioso! E ora che sono cresciuta, posso fare tutto ciò che voglio! Come cresciuta? Andiamo, Morphle! Qualcuno vuole cavalcare il delfino? Io! Anche io! Mi dispiace, signorina, ma tu sei grande, troppo grande per questo delfino. Oh. Voglio far finta di essere una maestra, Morphle! Mi dispiace, signorina, ma non le è permesso entrare. Io sono la zia di Mila. Oh, ho sentito che era in città. Piacere di conoscerla, ma ecco, vede, Mila non è qui. Devo tornare in classe al più presto. Salve! Ah. Non credevo che essere un'adulta fosse così noioso e difficile. Questo è un parco giochi per bambini, signorina. E io ho il dovere di farle una multa. Oh, mi spiace, signore, ma non posso pagarla. Vede, io non ho dei soldi. E allora le suggerisco di trovarsi un lavoro. Basta così! Ho deciso che non voglio più essere un'adulta, sono stufa! Sei proprio sicura di voler tornare a essere una bambina? Non sono mai stata così sicura in vita mia! Saputo che cosa? Stanno costruendo delle nuove montagne russe! Stavolta bisogna essere ancora più grandi! Andrò a vederle! Non vuoi diventare di nuovo grande per salirci? No, per favore! Essere un'adulta non è per niente divertente come pensavo! Perciò ho intenzione di giocare e restare bambina per tutto il tempo possibile! Ce l'hai! Acchiappami! Dove
Morphle, facciamo uno scherzo a papà, che ne dici? Sì! Trasformati in me! Bene, e adesso mettiti questi vestiti. Così sei assolutamente identico a me! Già! Ok, cominciamo lo scherzetto! Oh, sei tu, Mila! Non ti ho visto arrivare qui in salotto! Perché infatti sono ancora sulle scale! Ma... ah! Allora tu devi essere Morphle! Sì! Ciao, Mila! Tu e Morphle venite a giocare! Adesso Morphle non qui! Oh... Ma Mila gioca! Forte! Andiamo su! Trey non ha capito che quello è Morphle! Ciao, Mila! A che cosa possiamo giocare, Mila? Tu sei sempre molto brava a scegliere quale gioco fare! Già! Ce l'hai? Ho capito, Mila! Ce l'hai per prima! Cosa? Ce l'hai! Brava! Adesso devi soltanto acchiappare Sara. Ma dove è andata a finire? Sono sull'albero. Sapete, non so se sono capace di scendere da sola. Mila, aiuta! Aspetta un momento, tu non sei Mila, tu sei Morphle! È vero! Ti ringrazio, Morphle! Bene, bene! A quanto vedo, Morphle oggi non è con voi! Ma scusa, Stein, non è quello lì, Morphle? Allora, se non c'è Morphle, possiamo tormentarvi come vogliamo! Sarà divertente, siete così piccolini! Lasciami andare! Non puoi sfuggirmi, piccola mocciosa! Da dove è arrivata la palla, fratello? Aio! Che cosa succede? Scappiamo via da qui, Stein! Certo! Mila ci ha trovato ancora! Lasciaci in pace, per favore! Gli hai fatto un bello scherzo, Morphle! Mi sto davvero annoiando senza Morphle, perciò vado a cercarlo! È ancora Mila! Oh, no! Ma come? Hanno perso il loro colore. Morphle, trasformati in un pennello magico e va a dipingere. Morphle, l'erba non è azzurra, è verde.
Ma signore, il mio semaforo era verde! No, era verde dalla mia parte! È bianco! Tutti questi oggetti non hanno un colore! Oh, sono proprio come me! Ma allora sei tu che te ne vai in giro a togliere i colori alle cose in tutta la città! Non lo dovresti fare! Un mondo senza alcun colore non è affatto bello! Oh! È divertente! Già! È molto divertente! Andiamo a dipingere gli animali con colori bizzarri! Sarà uno spasso! Sì! Ah, eccoti qua, Croma. Ti stavo giusto cercando. In città stanno accadendo cose molto strane. Perché tu stai portando via tutti i colori? Morfolo può aiutare Croma a sistemare ogni cosa ridipingendo tutto con i colori originali. Salve, ragazzi. Non so come, ma il camion dei pompieri ha perso il suo colore. Niente paura, Morfolo e Croma possono aiutarla. No, Morfolo, il camion dei pompieri deve essere rosso, proprio come te. Vi ringrazio tanto, Morfolo e Croma. Ciao, Cloud Monster. Bene, sembra che lei avesse ragione. Prego, passi pure. Bravi! Siete riusciti a risolvere tutti i problemi della città. Morfolo e Croma sono davvero un'ottima squadra. A Croma piace moltissimo dipingere. Sì, adora colorare. Mi è venuta un'idea. Croma, ti piacerebbe avere un amico che ami i colori proprio come te? Che meraviglia! Sei l'animaletto magico perfetto per un pittore come me! Grazie, Jollyfant! Ora basta gelato! Gelato! Morfolo, trasformati in un bulldozer! Così potremo pulire questo gran disastro di gelato! Ora Morfolo non può trasformare! Morfolo troppo pieno! Jollyfant non si ferma, continua a fare gelato. Oh, non so più dove metterlo ormai. Già, e non fa per niente bene alla salute di Morfolo. Forse la soluzione è trovare qualcosa di utile da far fare a Jollyfant.
Ok, Jollyfant, mostra a Giraldo quello che sai fare. Cosa ne dici, allora? Ti andrebbe di farti dare una mano dal nostro abile amico Jollyfant? No! Perché così è troppo facile! La Giraldo Gelati non è una fabbrica di distribuzione di gelati! Io mi considero un artista! Oh! Guardate, c'è un incendio in quella casa! Ma al pompiere è finita l'acqua per spegnere il fuoco! E Morphle non può ancora trasformarsi! Non ce la fa perché ha mangiato troppo gelato! Jollyfant, usa il tuo gelato per spegnere l'incendio! Wow! Forse il nostro amico Jollyfant può essere molto utile ai vigili del fuoco della città! Sei stato bravissimo! Lo sai, sei un vero eroe! Un eroe? Mi ci vorranno giorni per pulire questo disastro! Temo che il signor Vandibus abbia ragione! Mi dispiace non aver trovato il lavoro e il posto giusti per te, amico. Ma non ti preoccupare. Avremo sempre un posto tutto per te al Magic Pet Store. C'è nessuno? Buongiorno. Salve! Cerco un animaletto magico che possa venire a rallegrare i bambini dell'ospedale. Ciao, Mila! Morphle, mi sono svegliato con il raffreddore. Non ho la forza di lavorare oggi. Possiamo aiutarla in qualcosa, signor Joe? Morphle, aiuta! Quei veicoli dovrebbero essere consegnati al più presto ai loro proprietari. Dentro ho la... Ho la mia lista! Ci sono delle macchie sul foglio e leggere i nomi dei proprietari è impossibile. Ma credo che saremo in grado di cavarcela lo stesso. Morphle, trasformati in un grande camion rosso. Forza! Credo che il trattore debba essere consegnato al signor poliziotto Freeze. Ma come? Signor poliziotto ha un trattore? Già, penso che ci sia scritto proprio così sulla lista. Ma questo... Ci scusi tanto, signor poliziotto Freeze. Abbiamo un po' fretta.
Non mi sembra molto sensato, ma credo ci sia scritto che dobbiamo lasciare qui la macchina della polizia. Scusatemi! Ops, non riesco a vedere niente! Ma qui sta succedendo un disastro! Noi siamo la polizia! Oh no! Ho molta paura che abbiamo fatto un grosso errore, Morphle! Trasformati in un'auto della polizia anche tu! Morphle li prende! Adesso cerchiamo di usare il nostro cervellino e portare i veicoli ai proprietari giusti. Io credo che il trattore in realtà appartenga al contadino Bob. E il camion dei gelati sarà di sicuro dell'uomo dei gelati. Evviva! Oh, ciao Mila e Morphle. Com'è andata allora? Abbiamo consegnato tutti i veicoli, signor Joe. Ah, bene. La mia lista vi è stata d'aiuto?